Amici ludici, cosa c'è di meglio di un video bello fresco per iniziare l'estate, con delle palette cromatiche che ci diano un minimo di falso supporto, quindi un po' di blu, un po' di bianco e soprattutto un po' di cringe, sì, perché non c'è scampo neanche d'estate al nostro ormai tradizionale. Non so chi ti succede. Anche perché dobbiamo uscire da una serie di giochi particolarmente funerei, con un gioco sulla serietà e poi giochi dedicati a figure professionali, così ricordavo, e partiamo quindi però con Io sono serio. Se vi sembra che la compagnia di amici cominci a dare segni di stanchezza e di noia, un Fernet Branca, no, però ci stava da Dio. Proponete questo gioco per il quale non sono richieste né abilità né particolari doti di intelligenza e di prontezza. Cioè, banalmente, se avete gli amici che sono un po' rincoglioniti, questo gioco lo possono fare veramente chiunque, anche dei sassi. Cioè, va bene, ma sarebbero gli amici miei. Noi iniziamo a insultare, poi io sono serio. È solo necessario che i concorrenti riescano a rimanere seri quando verrebbe loro spontaneo il desiderio di ridere. Allora, se adesso mette in scritto come regole il gioco in cui ti devi guardare prima che ridi ha perso, però, cioè, l'ha chiamato Io sono serio, non ci ero arrivato, preso dalla sottotrama lugubre degli ultimi giochi. I giocatori si cimentano a coppie, è quello. Ritti uno di fronte all'altro, si guardano negli occhi, fanno un inchino. Inutile, poi uno dei due dice all'altro: Io sono serio. Anch'io sono serio, risponde l'altro. Io sono serio e alzo un piede. Anch'io sono serio e alzo un piede. Io sono serio e faccio ciao con la mano. Anch'io sono serio e faccio ciao con la mano. Io sono serio e arriccio il naso. Anch'io sono serio e arriccio il naso. Cioè, siamo arrivati alla versione brutta del prova a non ridere. Il dialogo continua così per almeno 5 minuti, che dureranno un'ora in realtà nelle vostre menti, durante i quali i due concorrenti continuano a guardarsi negli occhi, facendo tutti i movimenti possibili, ma senza mai abbozzare nemmeno un sorriso. Se ai compagni che osservano sembra che il gioco stia diventando noioso, oibò, possono dire qualche frase scherzosa per gelare l'atmosfera. Ah, il membro! Ma di solito non è necessario arrivare a questo, anche perché a furia di guardarsi negli occhi, di fare movimenti senza senso, i due amici finiscono per trovarsi talmente ridicoli che non possono fare a meno di fare una bella risata. Una risata, un pianto faccio, fare a meno di fare! Ci mancava a me mi piace, se serio! Questo gioco non prevede premi, pegni o penitenze. Oh, questo si fa e basta, solo per ride. Giacché il suo compito è solo quello di rallegrare la comitiva, anche se c'è un regolamento che stabilisce che non si deve mettere il piede a terra quando lo si è alzato, né smettere di fare ciao o altri gesti iniziati durante lo svolgimento del gioco e che vincono coloro che sono riusciti a mantenere seri fino alla fine. Vince comunque chi è serio, anche se l'importante non è che uno vinca, e l'unica altra regola è che perduri a fare questa cosa, cioè io sono serio e alzo il piede, però arriccio il naso, devo mantenere il piede alzato, quindi è tutto, c'è un sommarsi, cioè è voodoo dei poveri, non faccio neanche a partire la basetta te lo hanno editato, perché è proprio la versione sciapa e asciutta di tutto ciò, ma vi assicuriamo che questa probabilità è molto difficile. No, no, si riderà sicuramente della grossa, ma magari anche sì, però, cioè, non è che devi scrivere delle regole, puoi dire, dirà delle cose scherzose all'altro cercando di rimanere serio, o cercare di insultarlo, ce ne sono migliaia, lo fanno nei talk show americani, la fanno sta roba qua, la fanno su YouTube, try not to laugh, guardi video brutti o cringe e devi cercare di non ridere. Ma perché aggiungerci dei pezzi e poi diventa un altro gioco? È come dire, prendiamo il nascondino, no? Prendiamo il nascondino, ma uno invece di contare fino a 100 e poi cercare, deve contare fino a 94 e
e poi negli ultimi 6 secondi deve stare su un piede solo e se cade muore, ha perso e non deve più cercare gli altri. O si deve nascondere lui, nessuno si ricerca e alla fine chiamano una pattuglia a scovarvi. Cioè, perché complicare una cosa semplice per farci un gioco da mettere qua? Mi sono già risposto. E quindi procederei, dopo questo tocco di sapienza, con il gioco Il Professore. Fuori di andare indietro sto venendo inglobato dalle tende come un blob, ma è l'esatto opposto da quello che già leggo dal gioco precedente, che poteva fare solo chi aveva un QI di meno 0,2. Questo invece, anche se in apparenza sembra facile, questo gioco è invece piuttosto difficile ed è perciò consigliabile solo a persone abili, di memoria sveglia e di parola pronta. Occhio, questo mica è per tutti, è una triennale, almeno la devi aver fatta. Dio santo, è lunghissimo, scusate. Il professore, eletto dagli altri giocatori, si pone davanti agli allievi, suppongo quindi siano loro, però, dimmelo, vabbè, e a uno li sottopone a una serie di domande incatenate una all'altra. Sono previste almeno 5 domande per persona, gli interrogati devono dare risposta immediata. Chi interrompe la catena paga un pegno, ma rimane per il giro successivo e conseguente serie di domande. Ecco alcuni esempi validi. Sai che li aspettavo stavolta esempi perché non ho capito niente. Cioè è un gamberoni senza il gamberoni, per chi conosce il quiz di Rocco Tanica, che a me non gli va la bellezza che devi rispondere con la risposta alla domanda precedente, quindi ti fotteva il cervello. Ma questo cos'è? Professore, dove è stato fabbricato il tuo orologio? Conk. Chi è Conk? Gli allievi, abbiamo detto. A concorrente sta. In Svizzera. Dov'è la Svizzera? In Europa. Ci sei mai stato in Europa? Ci abito. In quanti paesi europei si parla la lingua francese? Il concorrente esita, lascia passare qualche secondo, poi dichiara di non saper rispondere e paga il pegno. Un altro giocatore, il professore, chiede: quante persone bionde conosci? 62. Ma lo sa? Lo sa? Sa il numero preciso? Io farei attenzione con questa persona, smetterei il gioco e me ne andrei, perché mi sa di uno che ha qualche kink particolare. Tutte femmine? No, 44 femmine e 18 maschi. Ancora più paura. Sono tutti italiani? 40 sì, 22 no. Ma se lo appunta sul telefono? Li tratti tutti confidenzialmente? 50 li tratto con il tu, 12 con il lei. Chiamiamola questura, cioè... Conoscono la musica? Sì, sono tutti diplomati al conservatorio. Tutti e 62? Cioè questo tipo conosce 62 musicisti diplomati al conservatorio, tutti biondi, alcuni un po' di più, alcuni un po' di meno. È evidente che queste domande sono state fatte per mettere in imbarazzo il concorrente, no, per capire se è un fottuto stalker, ma questo gioco potevate chiamarlo l'interrogatorio, non quello prima che era una roba vecchia. Cioè, qua andiamo a capire veramente se la persona che abbiamo davanti è una persona che, insomma, di cui fidarci a livello legale. Il concorrente, come si è visto, se l'è cavata molto bene, se la caverà peggio, appunto, con quei carabinieri. Si capisce che nessuno può fare un conto esatto delle persone bionde che conosce. Ah, Tina, mi stavi a perculà! Mi stavi a perculà! Ah. E d'altra parte il professore non poteva aspettarsi in questo caso particolare delle risposte rigidamente controllabili. L'importante in questo gioco è la prontezza della risposta e, dove è necessario, fantasia, spirito, inventiva. Quindi vediamo di fare una macrosintesi, anzi una microsintesi. Il gioco è: piglio una persona e gli faccio domande che più o meno debbono avere una sorta di collegamento logico una con l'altra, e lui può rispondermi il cacchio che gli pare. Se non gli viene in mente nulla, paga un pegno. Ma se devo inventarmi le cose, qual è la capitale della Svizzera? Berlino. Ah, Berlino una volta era separata da un muro. E quale altro posto adesso è famoso per un muro? La Cina. La Cina, quanto è lunga la Grande Muraglia? 12 centimetri. Quante volte tu misuri il tuo membro? 8. Perché? Perché voglio capire. Cioè,
Se io posso sparare cacate a caso, che senso ha il gioco? E questo era più difficile, poteva diventare più difficile. Ma è più facile dell'altro. Cioè, almeno lì mi devo impegnare a fare una cosa che penso possa far ridere prima la persona che ho davanti. Cioè, della prossemica, no? Qua io posso sparare risposte a muzzo e non ce ne frega niente. Ottimo! A questo punto mi sposterei, perché stavo sudando, avviluppato da questa seta, che non è né seta, ma è questo tessuto, per arrivare al terzo gioco, cioè il cronista. E da giornalista non praticante, qua non dico che ho paura, no, ma sono molto curioso. Anche qui si tratta di giocare tra persone che si conoscono bene, ma rispetto a quando? Ma che soprattutto sono fornite di memoria e di spirito di osservazione, perché descrivono un personaggio le cui caratteristiche, statura, colore dei capelli e degli occhi, gusti, voce, professione, eccetera, sono presi da ciascuno dei giocatori presenti. Sai che sono curioso? I componenti, la comitiva della, vabbè, dopo che hanno deciso chi deve fare il cronista, gli bendano gli occhi e lo pongono in mezzo a un circolo. Ma era curioso! Ero curioso! Perché poi deve svilupparsi tutto nelle prove di coraggio massoniche? Perché? Perché deve sempre star bendato questo? Vabbè. E lo pongono in mezzo a un circolo, invitandolo a narrare il fatto di cronaca. Avranno anche tutti delle maschere tipo Eyes Wide Shut. Ieri mattina alle ore 10 una bella fanciulla bionda, alta 1,70 m, con occhi azzurri, vestita con elegante abito di maglia nera attillata, a bordo di una macchina sportiva grigia e che avrebbe bisogno di essere riverniciata, e anche pigliarmi per i fondelli, ma vattela a riverniciare la tua macchina. Passava a tutta velocità il percorso Vittorio Emanuele. Quando, giunta davanti al semaforo che segnava rosso, non si fermò. Disgraziatamente, in quel momento attraversava la strada un giovane bruno, occhi neri, occhiali da sole, anni 25, studente e compositore di canzoni, che venne urtato dalla macchina e finì a terra. Il giovane non si fece niente, ma un vigile presente, vestito di bianco, diede una multa alla signorina e la redarguì severamente. Un tizio deve inventarsi una lunghissima notizia usando elementi di cose che sa o che ha visto delle persone presenti intorno a lui che lo guardano in circolo mentre lui è bendato. Ah, perché è bendato perché si deve ricordare colore dei capelli della gente o fare riferimenti buffi. Questo, mamma mia, se veramente anni fine 70 inizio 80 di potenza, ma mi immagino tutti questi amici al club in giacca e cravatta col tailleur che fanno: oh, faccio questo gioco divertente, mi bendola e poi io devo fare la notizia in cui devo ricordarmi che Odoacri ha i capelli biondi e Jessica ha i capelli rosso ramato e ha la borsetta che fa cacare. Cioè, perché il gioco sia valido occorre che tra i giocatori presenti ve ne sia uno, maschio o femmina non ha importanza, che sia biondo, ricordo sempre per gli amici a casa, maschio o femmina, perché ovviamente il non binarismo non era presente negli anni 80, ma sappiate, amici non binari, lo dico ogni puntata, la fortuna è solo vostra. Che sia biondo, un altro che abbia gli occhi azzurri, un altro la cui statura sia di 1,70 m, uno che possiede una macchina sportiva da vernice un po' rovinata, eccetera. Sì, che abbia le caratteristiche sottolineate. Per un attimo credevo che dovevo invitarli apposta in quel modo. Ogni volta che il cronista cita un particolare che caratterizza uno dei suoi compagni, batte il pugno chiuso sul palmo dell'altra mano. E i particolari devono essere tanti quanti sono le persone che partecipano al gioco. Ah, lui deve dire una cosa per ogni singola persona e far così. Cioè, tipo, appunto, abbiamo detto... è stata investita una donna bionda che aveva una macchina brutta. Sì, ma non è un cronista, è un tizio bendato che sembra che ti voglia menà.
Se il concorrente ne dimentica qualcuno, as usual, paga un pegno. Non lo so, mi sembra un po' strano e basta questo gioco. Cioè, capisco che dal lato ludico può anche avere senso, crea una storiella usando elementi delle persone che è intorno a te, provando dicendo le cose che so, più che ricordandomi che uno semplicemente ha gli occhi di un colore e i capelli di un altro. Perché sì, puoi invitare tanta gente differente a livello estetico, fisico, di caratteristica, ma cioè, si esauriranno dopo un po', saranno sempre quelle lì, quindi boh, non capisco, mi sembra un po' così. È un po' così, quindi un po' gnè. Finiamo questa puntata, ma come sempre, anticipazione house dei prossimi giochi che saranno. È successo a me. Chi è più veloce? Per poi finire nella paura più totale, complessa, stavolta sì, di un gioco che si chiama Chi mi ha baciato? Non so se voglio arrivare alla prossima settimana, ma ovviamente invece ci sarò. Alla prossima.